Ciao amici di WISMEG Italia, sono Gianluca Villa ed oggi andiamo ad affrontare un argomento molto interessante per chi fa mototurismo, ovvero rendere il proprio casco multimediale per comunicare non solo a parole ma anche utilizzando magari lo smartphone o anche arrivando tramite internet ad altri partecipanti al vostro giro. Testiamo il BTX 1 Pro S, che non è il top di gamma della linea Midland, ma sostanzialmente è una fascia media. Anche il prezzo di 169 euro è molto allettante. L'intercom è quell'elemento che ci permette di arricchire il nostro casco con una funzionalità per comunicare attraverso Bluetooth con un passeggero, se anche lui è dotato nel caso di un Midland, perché esistono confezioni come queste denominate twin, ovvero con due apparati già presenti, oppure anche con un Midland di altre tipologie come classi di livello e quant'altro, oppure anche con un altro intercom universale che utilizza il protocollo standard. Midland, volevo precisare, non è un'azienda che fa solo interfoni per caschi e quant'altro, ma deriva da un ambiente molto più ampio che è la radiofrequenza. Per chi è un radioamatore è un marchio molto ben conosciuto e vanta una grandissima esperienza in questo campo, per cui arrivare ad avere un prodotto fatto da loro vuol dire avere sotto una grande competenza per quanto riguarda le comunicazioni attraverso le onde radio. Non è solo una questione mera tecnica, ma poi andremo anche sul campo a vedere quello che abbiamo combinato nel montaggio che seguirà l'unboxing su un casco. In questo caso abbiamo preso un casco apribile perché è uno dei più usati nel mototurismo, in modo tale da avere sia la presentazione del prodotto sia la guida, come si potrebbe montare al meglio all'interno di un casco, e infine la prova sul campo per vedere esattamente come si comporta questo prodotto. Le caratteristiche principali nel caso di questo prodotto: possiamo collegarlo a tre intercom Midland contemporaneamente o anche a uno non Midland che usa il protocollo standard, fino a due unità, esempio due smartphone se avete la necessità, a un tiro utile fino a 800 metri, che non è poco. Un'altra caratteristica è la durata, perché 23 ore continue di parlato vi posso garantire che in un giorno non lo consumate, ma vi consentiranno di poterlo ricaricare anche nelle pause, quindi avere il vostro supporto multimediale per tutta la durata della vostra avventura. Questo intercom è anche dotato di una radio FM con sistema RDS ed è dotato anche di sistemi sofisticati per quello che riguarda l'audio. Le cuffie sono abbastanza presenti nel senso di dimensioni, perché hanno un sistema che permette di sentire un'atmosfera musicale dei bassi molto molto buona, e in più anche la noise reduction, ovvero la riduzione del rumore, che sono quei frusci fastidiosi che ovviamente quando si va in moto è facile averli all'interno del casco. Altra cosa interessante è l'attivazione vocale, è il voice activation system. Quando voi parlate si attiva in automatico il microfono e attiva la comunicazione con eventuali altri intercom che avete collegati. È waterproof, quindi anche se piove non ci sono problemi, perché i contatti sono fatti in modo da resistere all'acqua, e infine ha un adattamento dell'audio in base alla velocità, quindi quando sente che cresce il rumore del vento e quant'altro aumenta anche l'audio, anche questo si può disattivare o meno. L'ultimo inciso prima di andare a fare l'unboxing è una risposta a una domanda di un lettore che mi ha chiesto come mai una casa di caschi produce dei caschi che hanno il sistema integrato, mentre lo stesso modello, per esempio top di gamma, non ha il sistema integrato. I sistemi integrati non sono mai in caschi in carbonio, perché il carbonio è una scocca che isola il segnale radio e le radiofrequenze, quindi il vostro intercom perderebbe moltissima della capacità di trasmettere. Spero di aver risposto a questa domanda. A questo punto faremo l'unboxing, ricordatevi il montaggio e infine la prova sul campo e alla fine le conclusioni. Io vi invito a metterci un like se il servizio vi è realmente piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, però motivatecelo, perché sennò non serve a niente, ma soprattutto iscrivervi al nostro canale, ci aiuterete ad andare avanti nella nostra avventura. Nella confezione troverete la brochure di Midland, perché Midland non è solo interfoni, ma come potete vedere
i radioamatori lo conoscono molto bene perché è il core business di Midland e quindi quando si parla di radiocomunicazioni loro sono molto esperti. Il manuale che vi insegnerà ovviamente a utilizzarlo per chi lo legge. E infine il prodotto. Abbiamo il sistema, l'unità, collegata già alla basetta e due cuffie. La prima cosa che si nota sulle cuffie sono il loro peso e lo spessore, perché hanno un sistema, si chiama Super Bass, oltre anche a livello software la riduzione del rumore. L'unità da sola è molto compatta, ovviamente le caratteristiche sono quella di essere impermeabile come primaria caratteristica, in modo tale che se trovate la pioggia non siete nelle problematiche di avere un cortocircuito. Abbiamo la forma perché se io vado a riprendere un vecchio Midland BTX, in questo caso BT Next, ok, e come potete vedere la forma è pressoché identica. Cosa è cambiato? I tasti più o meno sono molto più evidenti e più grandi ed è cambiato anche il sistema perché mentre questo ha una slitta e si va ad agganciare alla basetta, questo aveva il cavo che veniva inserito dentro, quindi era un po' meno stabile. Questo aveva anche l'antenna estraibile per aumentare la portata, mentre questo l'antenna è integrata. La basetta composta da un biadesivo che vi permetterà di essere collegata al casco e quindi facilmente di inserire e togliere il vostro sistema. Cavi di collegamento indipendenti, quindi microfono che passa anche davanti, e abbiamo i due cavi cuffia indipendenti l'uno dall'altro. Andiamo a vedere cosa offre sotto. Abbiamo in questo caso il microfono predisposto per un modulare o un casco jet e il microfono per i caschi integrali. Abbiamo degli accessori per cuffie e anche per il collegamento del microfono sull'integrale con del biadesivo. Ultima cosa, il cavo, parliamo di una micro USB per mettervi in possibilità di sia di ricaricare l'unità che anche di metterla in collegamento col vostro computer. L'unità è configurabile anche dalla app di Midland e tramite il computer per andare a gestire funzioni come sono ad esempio le stazioni radio che sono fino a 6. La prima cosa nel casco è identificare le zone dove dovrete andarlo a porre. In questo caso, essendo un apribile, non ci interessa la mentoniera, ma andiamo ad aprirlo bene per vedere dove posizionare. Questo casco abbiamo già smontato i pad che vengono forniti, ha già delle zone per inserire l'auricolare. Abbiamo sempre in un sistema una cuffia che è più lunga dell'altra, perché considerate che questo va sempre posizionato dalla parte sinistra del casco, perché è la mano che utilizza la frizione e non l'acceleratore, quindi è quella più libera nei movimenti che potete avere durante un viaggio. Dovete identificare una zona che permette un aggancio sicuro. Qua noi abbiamo delle gobbe, quindi la miglior posizione per me potrebbe essere questa, quindi così, o cercare anche di andare più sotto, però identificate la migliore posizione. Quando avete identificato la posizione per inserirlo, dovrete anche considerare il passaggio cavi, quindi in questo caso preferisco retrocedere un attimino per andare a inserire il microfono all'interno, quindi diciamo che il microfono farà questo percorso. Anche le cuffie dovranno entrare al di sotto e avere sicuramente, allora, la prima cuffia che possa raggiungere il primo posto e la seconda cuffia che possa raggiungere il lato destro in questo caso. Allora sì, ci siamo, questa è una posizione che mi convince e posso partire da qua. Prima fate passare per bene tutti i fili, ricordatevi di non avere troppi nella stessa posizione perché questo vi porterà ad avere dentro il casco proprio una brutta sensazione. Un altro trucco per inserire le cuffie all'interno del casco ovviamente è quello di togliere tutta l'imbottitura. All'interno il casco ha anche delle, soprattutto nella zona in fondo, ha anche delle zone di polistirolo di passaggio. Queste possono essere utilizzate per far circolare bene all'interno i cavi. Un'altra zona molto utile è questa zona sotto qua, perché avendo molta imbottitura di sicuro non vi darà fastidio la nuca nel passaggio cavi. Mentre state attenti sulle cuffie, su questi connettori, a non averli in queste zone, perché se sono nelle zone dove l'imbottitura viene schiacciata molto vi daranno fastidio. Infine, ultima cosa prima di procedere al montaggio, ricordatevi che il microfono, nel caso tipico
di un microfono per modulare dovrà essere, noi adesso lo sganciamo, posizionato in una zona in cui non solo ovviamente deve prendere, aver presa, ma ricordatevi che questo non deve ingombrarvi, nel senso che non deve essere troppo lungo, perché se lo mettete qui non vi serve avere tutto questo filo che avanza, deve essere abbastanza addentrato, perché voi dovete avere la possibilità A, di mettervelo davanti la bocca per parlare, o eventualmente di spostarlo. L'ipotetica dimensione è questa, cioè metterlo qui così, sapendo che vabbè, questo è anche il visierino, però se io non l'ho bisogno e non mi voglio e non voglio che mi dia fastidio mentre sto calzando il casco, questa è la posizione di riposo. Questo è molto importante sui caschi modulari, mentre per i caschi integrali non c'è questa diciamo fastidio. L'unica accortezza che dobbiamo avere in un casco integrale, che sarebbe praticamente questa posizione, in questa posizione, in un casco integrale, se avete le prese d'aria dovete cercare di posizionare il microfono al di fuori del raggio d'azione delle prese d'aria, perché sennò ovviamente mentre parlate e state andando a una certa velocità il fruscio dell'aria sarà inevitabile su un microfono di questo tipo. Bene, io ora procedo al montaggio e poi dopo vi farò vedere il risultato finale. Il Big T1 Pro S, adesso l'abbiamo montato. Stiamo andando a una velocità indicativa dei 50-60 km/h. Il casco è la GV Sport Modular che abbiamo utilizzato durante il montaggio, quindi l'audio che potete sentire in questo momento è il migliore possibile, perché la velocità non è eccessiva e quindi non abbiamo turbolenze. Il consiglio è anche di chiudere la paratia anteriore dell'aria se avete il microfono in prossimità, per facilitare l'audio e non avere anche disturbi del vento. Le cuffie sono più spesse degli altri modelli e quindi anche nel fitting del vostro casco sarà necessario fare queste valutazioni. L'audio si sente bene, l'applicazione ci permette anche di preimpostare delle stazioni radio, ma in questo caso poi dipende anche dove andate, perché poi le frequenze cambiano e conviene di più utilizzare l'impostazione RDS, che ricerca la miglior stazione sulla frequenza nel momento in cui viene perso il segnale. Abbiamo una moto che ci espone molto all'aria, quindi il test può essere anche molto più significativo di altri. I bottoni sono molto raggiungibili, soprattutto i tre centrali grossi, quelli per cambiare la funzionalità. Adesso stiamo andando oltre 60 km/h, quindi aumenta anche il flusso. Dicevo, i tasti di controllo, i tre principali, quindi quello centrale, quello in caso delle radio o per spostare le stazioni, o se usate la modalità telefono per attivare i comandi del telefono, sono ben raggiungibili e soprattutto anche molto grossi e facili da trovare. Per quanto riguarda i due che vanno a gestire quello che è l'audio, quindi il più e il meno, sono sì facilmente trovabili, ma lì un po' più difficili da azionare, perché la gomma di presenza sopra è un po' spessa, tutto questo a tenuta anche di quello che sarebbe l'acqua. Per il resto diciamo che la qualità c'è, buona, molto buona, soprattutto, come ho detto, se andate con delle moto con un ampio riparo e a velocità ovviamente, a codice, aumentando la velocità, questo dipenderà molto dal tipo di moto che state utilizzando, quindi se è una moto touring, se è una moto sportiva, e anche dal casco, perché il casco ovviamente farà la differenza. Un casco rumoroso vi farà percepire un audio peggiore, ma comunque io ho trovato che anche a velocità abbastanza buone e importanti l'audio si sente. La pecca ovviamente è anche il comando di attivazione del volume in base alla rumorosità, che in alcuni casi mi ha portato ad avere proprio troppo suono nelle orecchie e ha anche dato molto fastidio, perché era veramente assordante. Bene, la prova ha funzionato, diciamo che in conclusioni per 169€ di apparecchiatura in dotazione, il fitting c'è, il montaggio c'è, abbiamo guidato in estrema tranquillità tutto il giorno e sentendo sia la musica che l'audio, una grande autonomia,
questo ci fa passare a pieni voti questo nuovo prodotto di Midland per chi utilizza il casco in modalità multimediale. Da Gianluca Villa è tutto, grazie e alla prossima. Mi raccomando, sempre con divertimento!